Trasferta amara in terra laziale per il lupo che al Riano Athletic Center lascia l'intera posta in palio al Roma City. Mister Mosconi mette mano sulla formazione dopo la sconfitta con l'Aquila. Parte Rasi dal primo minuto sulla sinistra con lui. Anche Vitale nelle retrovie. Corvino a fare reparto in attacco con Di Nardo. Campobasso che parte fortissimo e passa già in vantaggio al primo minuto su calcio da fermo. La punizione di Corvino. Traiettoria insidiosa ma Di Nardo ostruisce la visuale di Muraca. E fuori gioco e gol annullato. Tre minuti più tardi ci prova anche Maldonado, sempre su piazzato, conclusione che non impensierisce l'estremo difensore dei capitolini. Dunque la risposta del Roma City con la conclusione al 17° di Ferrante, tiro fuori misura. Un solo minuto più tardi l'occasionissima dei locali con Capece che viene fermato soltanto sulla linea da Nonni. Al 30° rialza la testa il lupo. Di Nardo dalla distanza tenta la botta dopo uno scambio nello stretto con Corvino. Muraca ci mette i guantoni, ritenta la fortuna lo stesso Corvino pochi minuti più tardi con questo piazzato centrale. Dunque il vantaggio della formazione di Maurizi. Al 43° di Renzo concretizza al meglio l'assist di Diniz. I romani conducono e terminano la prima frazione sull'1-0. Roma City sull'acceleratore nei primi minuti della ripresa, conclusione che Esposito è bravo a neutralizzare dopo appena un minuto, e poi il raddoppio di Sparacello che gela il rossoblu e 2-0. Mosconi butta nella mischia Abreu e Ripa. Corvino raggiunge anzitempo gli spogliatoi per uno scontro giudicato pericoloso dal signor Franzò di Siracusa. Sarà Delgado, entrato pochi minuti prima al posto di Tordella all'85°, a siglare il gol della bandiera per il Campobasso accorciando le distanze, e 2-1 per il rossoblu. C'è ancora pochissimo tempo, i lupi provano il tutto per tutto. La sponda di Ripa al 90° non trova fortune nell'area di rigore avversaria. Nei 7 minuti di recupero assegnati dal direttore di gara i locali chiudono definitivamente la pratica. Doppietta personale per Sparacello e 3-1. Il Campobasso cade a Riano, prossimo impegno all'Avicor con il Senigallia.